Non proprio come a Viterbo, ma quasi. Il Teramo da esportazione ormai è divenuto specialista delle rimonte da 2-0. Come una settimana fa il doppio svantaggio non tramortisce il diavolo, che a Gubbio prende il secondo pari in pochi giorni e fa salire a 4 i risultati utili consecutivi. L'avvio per atteggiamento è persino peggiore di quello del Rocchi e la punizione di Cittadino Beffarda al settimo trova il fondo della rete, confermando quello che Torrente aveva anticipato in fase di presentazione sull'importanza delle palle inattive. Diavolo totalmente inesistente. Bois prova un paio di sortite sulla destra, ma al 19esimo Sainz Mazza trova un corridoio enorme per Dudu Magni, cupiattone sinistro, è imprendibile per Perucchini e vale. Un doppio vantaggio al Gubbio che sarebbe triplicabile in transizione al 23esimo, quando da Arena a destra il pallone va dalla parte opposta a Sainz Mazza, mancino sull'esterno della rete. Quello del Gubbio è pressoché un assedio. Perucchini è miracoloso sulla testa di Redolfi da corner poco prima della mezz'ora. Spalluto, minuto 32, ruba palla uno Jacoponi in difficoltà clamorosa, sbagliando l'appoggio decisivo per Dudu Magni. Lo stesso che con Sainz Mazza costruisce un triangolo ampio che libera il numero 20 allo scavetto, salvato per l'ennesima volta da un Perucchini versione saracinesca e con una prima frazione davvero disastrosa, che Guidi prova a lasciarsi alle spalle, togliendo Jacoponi e De Grazia per Soprano e Malotti, poi anche D'André e Viero, per un 4-3-3 che è l'anticamera di una gara che, nonostante la doppia occasione del Tris, l'ennesima sciupata da Arena e Spalluto, si riapre con il gol bellissimo di Arrigoni dalla distanza, destro all'incrocio dei pali, e Ghidotti è battuto. Viterbo riecheggia, la rimonta impossibile che pare irreplicabile si materializza invece a metà tempo con Bernardotto respinto da Ghidotti e con Malotti che pesca e trova D'Andrea sotto misura per il gol del clamoroso 2-2. Inerzia completamente ribaltata, ma che il neo entrato Sarau potrebbe riportare sui binari umbri col colpo di testa, minuto 75, che centra la base esterna del palo. Ma è colossale l'opportunità che Migliorini, anche lui neo entrato, di fatto regala da Arrigoni, la traccia per servire D'Andrea, tiro parato e respinta che libera proprio il capitano biancorosso, che si trova la strada sbarrata al momento della battuta decisiva, anche se forse con una mano galeotta in area dello stesso Migliorini. Finisce 2-2, il Teramo prende e porta a casa. Col Modena mercoledì sarà durissima, ma in quanto a carattere, ancora una volta, la risposta è arrivata direttamente dal campo.